sei tu, sotto l'ombra delle ali tue sempre gioirò. L'anima mia si stringe a te, perché la tua destra mi ha sostenuto. Sostenuto dall'alba io ti invocherò e nella notte io cercherò te. L'anima mia Epistola di Paolo, Apostolo Paolo, ai Tessalonicesi, capitolo 5, dal verso 12,
E come sempre, non posso mai dimenticare questa introduzione importante. A Dio appartiene tutta la gloria, tutto l'onore, la nostra ubbidienza e insieme cosa rispondiamo? Amen. Ora, fratelli, vi preghiamo di aver rispetto per quelli che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e di averli in somma stima nell'amore per la loro opera, vivete in pace fra voi. Ora, fratelli, vi esortiamo ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e ad essere pazienti verso tutti. Guardate che nessuno renda male per male ad alcuno, anzi, procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. Provate ogni cosa, ritenete il bene, astenetevi da ogni apparenza di male. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama e farà anche questo. Fratelli, pregate per noi. Salutate a tutti i fratelli con un santo bacio. Vi scongiuro per il Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Gloria al Signore. Beh, questo passaggio che è davanti a me, Signore, me l'ha posto, è quello che è la parola che deve parlare al nostro cuore. Vero? Parliamo, è quello che è anche la titolazione, è quello dei precetti, precetti vari. Cosa sono questi precetti? Beh, non vogliamo confonderli con i precetti religiosi e i precetti degli uomini. Sono indicazioni da seguire, perché sono non semplici consigli, sono consigli da applicare, consigli da realizzare. Per che cosa? Per quello che è la vera vita spirituale. Quando domandiamo a qualcuno, diciamo, qual è la volontà di Dio, molti si limitano semplicemente a dire, almeno la maggior parte, ci basta che rispetto i comandamenti. Beh, certamente, i comandamenti non sono mai cambiati. Noi conosciamo il decalogo, quello originale, vero? Quello che troviamo in Esodo 20, gloria al Signore, i 10 comandamenti originari biblici. E sappiamo che Gesù poi li ha condensati, ne ha fatti diventare 2. Ama il Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo maggior potere. Ama il prossimo tuo come te stesso. Però abbiamo bisogno di seguire l'insegnamento della parola, perché dobbiamo entrare poi nei dettagli, non solo dell'applicazione di questi comandamenti, che messi qua su per giù tutti quanti pare che le comprendano, però nella realtà pratica c'è bisogno di capirli, come attuarli nella propria vita. E non soltanto questi, ci sono anche delle sfumature, chiamiamoli precetti, vai, i precetti vogliamo chiamarle sfumature di quelle che possono essere i comandamenti di Dio. E questo passaggio biblico credo che ci dà delle belle indicazioni che vogliamo applicare alla nostra vita. Non vogliamo una vita illusoria, non vogliamo illuderci di essere nella volontà del Signore. Noi ogni giorno vogliamo renderci conto invece di essere nella perfetta volontà di Dio, nemmeno in quella permissiva. Vogliamo essere nella perfetta volontà di Dio. Forse è necessario che do per qualcuno qualche spiegazione che riguarda la perfetta e la permissiva volontà di Dio. Beh, la parola stessa ve lo dice. La permissiva è quella che non ci fa uscire fuori dalla volontà di Dio, ma ci porta al margine, ci porta al limite, ci porta a un punto che se si prosegue oltre si esce fuori dalla volontà di Dio. Ma quella perfetta è quella che il Dio vuole da noi, è quella che Dio gradisce. La volontà perfetta di Dio è quella che noi camminiamo nei Suoi statuti, nei Suoi precetti, nei Suoi comandamenti, e che come una strada ci camminiamo al centro e non ai bordi, e che abbiamo chiaro il nostro cammino ogni giorno, e sapendo che il nostro cammino è un cammino anche di pellegrini che devono andare verso quella che è la loro meta desiderata, noi sappiamo che siamo cittadini del cielo,
Siamo cittadini, diciamo, sotto l'aspetto giuridico, sotto l'aspetto legale, noi siamo cittadini della nostra nazione, ma spiritualmente noi abbiamo abbracciato una cittadinanza che è eterna, che non è momentanea. Io credo di sì, vero fratelli miei? Noi siamo cittadini del cielo, come dice la parola di Dio, cioè siamo quei pellegrini che su questa terra andranno ancora pellegrinando, sapendo però di poter raggiungere il proprio obiettivo, la propria meta, che o prima o poi raggiungeremo e saremo nella presenza del Signore per l'eternità. Amen. Amen. Gloria al Signore. Il mio peccato è stato rimosso, il vostro peccato è stato rimosso, i nostri peccati sono rimossi dalla preziosità del sangue di Gesù, da quello che è l'opera che lo Spirito di Dio continua a fare nel mezzo di noi. E allora vogliamo piacere a Dio. Vogliamo, sì? Vogliamo? Sorella mia, dobbiamo, lo voglio dire ancora, perché facendo la volontà di Dio noi veramente realizziamo appieno non la vita religiosa, perdonatemi che io insisto, perché purtroppo molti confondono quello che è un atteggiamento esteriore, quelle che sono delle abitudini che poi alla fine non fanno realizzare niente. La nostra vita deve essere una vita spirituale, la parola vita già ci fa comprendere che cos'è la vita, se non una realtà che viviamo e la viviamo sotto tutti gli aspetti. La vita spirituale è indispensabile affinché effettivamente possiamo, e possiamo anche nella sofferenza, possiamo glorificare Dio, possiamo gioire anche delle piccole cose, possiamo sentirci soddisfatti sotto tutti i punti di vista. Vedete quanta insoddisfazione c'è nel mondo, ma tanta insoddisfazione c'è anche fra tanti che si chiamano cristiani. Quanti? Molti non hanno il coraggio di ammetterlo, ma quanti potremmo chiedere, e nella sincerità, una risposta? Sei soddisfatto? O forse anche in mezzo a questo popolo c'è una parte che è insoddisfatta e molti non si chiedono, perché molte volte danno colpa di: ma il Signore non mi risponde, Dio non dà quello che io gli chiedo, e non si sono mai messi in una condizione di capire: io sto vivendo realmente la mia vita secondo la perfetta volontà di Dio? Sono in quello che è il desiderio di Dio per la mia vita? Questa domanda non se la rivolgono molte persone, molti credenti. Noi ce la vogliamo questa sera, cioè questo giorno, ovunque sarà predicato, vogliamo farcela questa domanda, e non la vogliamo fare una volta alla settimana. Io penso che ogni giorno, come ci specchiamo in uno specchio, come chi si fa la barba o chi si aggiusta i capelli o altre cose, e guardiamo il nostro aspetto, dobbiamo controllare maggiormente spiritualmente davanti allo specchio della parola di Dio, per vedere effettivamente che cosa non va, che cosa non è a posto. Perché? Perché la volontà di Dio ancora è quella perfetta di dire: il Signore ci vuole che siamo gioiosi, siamo allegri. L'avete letto, abbiamo letto anche in questa volontà: siate sempre allegri. Qualcuno dice: ma come faccio a essere sempre allegro? Beh, non parliamo di quelli che bevono l'alcol, quelli sono gli allegretti, che poi allegretti non sono. È vero? Siate sempre allegri. Come si fa a essere sempre allegri? In che maniera? C'è tanto turbamento, ci sono tante preoccupazioni, ci sono tante situazioni. L'abbiamo predicato anche in un culto precedente, abbiamo parlato delle ansietà, abbiamo parlato che come cristiani non dovremmo avere paura delle crisi, non dovremmo avere paura delle pandemie, delle epidemie, non dovremmo avere, perché? Perché se abbiamo una fede vera, autentica, la fede smuove le montagne. Ogni cosa è possibile a chi crede. Alleluia. Dovremmo avere questa consapevolezza. Ma come possiamo averla? Vivendo una vita spirituale. E la vita spirituale non ci porta a essere bigotti, ci porta a vivere la nostra vita con semplicità, accettando ogni cosa ma glorificando Dio, sapendo che Gesù ha detto: io non vi lascerò e non vi abbandonerò mai. Amen. Questa è la realtà. La nostra vita deve essere imperniata in quello che è la parola di Dio. Predichiamo la parola ormai da tanti anni e vedete, i passaggi biblici sono sempre questi. A volte ne tocchiamo uno, a volte ne tocchiamo un altro, ma continua il messaggio di Dio, perché questo messaggio è ancora facilmente dimenticato.
da quella che è la nostra natura, da quelle che sono le circostanze, da quelle che sono le condizioni, da quelle che sono certe situazioni, e il Signore ce lo ricorda continuatamente. Bene, ancora in questa parola vogliamo esaminare almeno per sommi capi quello che ci viene detto che dobbiamo applicare per vivere una vita secondo la perfetta volontà di Dio. Io credo che tutti abbiamo questo desiderio, sì o no? Gloria al Signore. Ora, fratelli, vi preghiamo di aver rispetto per quelli che si affaticano fra di voi, che vi ammoniscono, sono preposti nel Signore e che vi insegnano. Questa parola ammoniscono, qui sta per intendere che vi insegnano, di averle la somma stima nell'amore per la loro opera, e questo è il primo passo. Gloria al Signore. Non vogliamo, assolutamente, noi non facciamo la distinzione fra clero e laici, la Chiesa è una sola, il capo è uno solo. Uno, chi è il capo della Chiesa? Solo lui. Non dite più la Chiesa di Remo, la Chiesa del pastore Remo. Se dovete usare un nome, usate una fraseologia più opportuna. La Chiesa curata dal ministero del pastore Remo, ma la Chiesa è proprietà di Gesù Cristo e noi siamo la Chiesa, le nostre anime. Questa distinzione fra clero e laice certamente non viene dalla parola di Dio. Dice la Scrittura che siamo tutte membra ben collegate e ci sono anche le giunture. Un corpo è fatto da membra e di giunture. È un unico capo, non ce ne sono due. Uno solo, ovviamente. Cristo è il capo della Chiesa, ma noi in Cristo riconosciamo anche l'unigenito Figlio di Dio e crediamo nel nostro Dio unico e trino, nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è quello che noi crediamo. Gloria al nome del Signore. Vogliamo avere somma rispetto per coloro che si affaticano, per coloro che lavorano per il Signore, qualunque esso sia. O non ci sono servitori grandi o servitori piccoli, ci sono servitori, e i servitori vanno onorati, dice agli anziani, doppio onore. Ma lasciamo stare i doppi, mettiamoci almeno, se non altro, un rispetto, lo dice la parola del Signore. Perché un rispetto? Perché nel servitore dobbiamo vedere l'opera che il Signore gli fa fare. Dobbiamo vedere coloro che servono, non coloro che comandano. Non coloro che comandano, coloro che servono. Amen. Perché è servizio al Signore. E il Signore è il giusto retributore, il remuneratore di quello che noi facciamo. Ma subito dopo dice: vivete in pace. Vivete in pace, e aggiunto fra di voi, fra di noi. Perché non dovremmo vivere in pace? Possiamo vivere in pace se onoriamo il principe della pace. Vogliamo dirlo insieme? Viviamo in pace se onoriamo il principe della pace. La pace non è un ingrediente che si trova, un ingrediente che si compra, assolutamente. Molti pensano la pace, tante volte, una buona brava persona, ci fate pace. È un concetto troppo sbagliato, un concetto troppo umanizzato, troppo diciamo diventato carnale. La pace potrebbe sembrare: non vi azzuffate, non vi picchiate, ma c'è pace se uno c'è un turbamento l'uno nell'altro? Ci può essere mai pace? Il vostro cuore non sia turbato? Voi avete creduto in Dio, credete ancora in me, disse Gesù. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Io vado innanzi a preparare il luogo, perché dove io sono sarete anche voi. Oggi il nostro Gesù non lo vediamo, è presente per lo Spirito Santo. E quando noi diciamo che amiamo il Signore, ormai credo che è appannaggio di tutti che noi amiamo la parola di Dio, perché Gesù è la parola di Dio. Amen. Gloria al nome del Signore. Per cui la pace fra noi è una conseguenza spirituale meravigliosa. Come fai a non avere pace? La vera pace viene proprio dalla presenza di Dio. Come avete provato? Nei primi tempi forse ci saranno anime nuove questa sera, questo giorno. Io predico, non questa predicazione non so quando andrà esattamente in onda, però so solo una cosa: ci sono sempre fratelli nuovi, sorelle nuove. Io voglio ricordare a voi invece che siete già stati toccati dal Signore. Quando siete venuti al Signore, cosa avete provato? Cosa avete trovato? Cosa è stato il momento? Qual è stato il momento particolare in cui potete dire: ho sentito il tocco della mano di Dio? Ve lo dico con un verso: venite a me voi che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Datemi il vostro giogo.
Cioè, cosa abbiamo avvertito, cosa abbiamo sentito, cosa sentiamo, cosa avvertiamo quando siamo nella presenza di Dio? Che qualsiasi peso, e soprattutto il peso della trasgressione, del peccato, il peso dell'inimicizia, il peso di quello che è la posizione sbagliata, il peso di tante difficoltà che sono diventate anche ragione di vita, cadono e sono cadute dalle nostre spalle spiritualmente parlando. Abbiamo sentito una libertà, una liberazione, no? Alleluia! Ci siamo sentiti diversamente, qui non c'è fantasia, qui non c'è manipolazione, qui non c'è un'illusione, è una realtà come d'altronde qualsiasi miracolo fatto da Dio, è una realtà. Il cieco che era cieco e divenne un uomo che vedeva, disse: io una cosa so, che prima ero cieco, ma adesso io ci vedo. E allora è la stessa cosa, io prima ero quello che ero, prima ero un peccatore come tutti gli altri, prima pensavo di conoscere Dio, ma non lo conoscevo perché non conoscevo la parola di Dio. Ma da quando la presenza del Signore si è verificata nella mia vita, io ho accettato Gesù quale mio personale Signore e Salvatore, la prima cosa, ho sentito pace profonda nel cuore, ho sentito una gioia, ho aperto e la sento ogni volta che glorifico il Signore. Non è qualcosa che si verifica soltanto una volta, è qualcosa che si verifica ogni volta che siamo in comunione con Lui, che glorifichiamo e benediciamo il nome del Signore. Sia benedetto il Signore. Questo non è frutto di religione, è frutto di fede, e la fede viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Date gloria a Dio, fratelli miei, gloria al nome del Signore. Credo che questo messaggio possa toccare veramente il cuore di tanti che ancora non hanno realizzato quanto mi disturba la vostra religione, la vostra religione, la vostra religione, la mia fede, la vostra fede, che è una fede biblica basata, fondata, originata dalla parola di Dio. Sia benedetto il nome del Signore, alleluia. E questi precetti continuano, vedete, fratelli miei, gloria al Signore. Perché? Perché poi passano alla parte pratica. Gloria a Dio. Dice: ora, fratelli, vi esortiamo, il verso 14, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere pazienti verso tutti. Che belle espressioni, ma dobbiamo realizzarle, dobbiamo recepirle, dobbiamo praticarle. Amen. Gloria al Signore. Vi esortiamo ad ammonire i disordinati, e la disciplina ecclesiale, che non può mancare. Perché se il disordinato chi è? È colui che si comporta in maniera sbagliata, è colui che agisce contrariamente a quelle che sono le indicazioni spirituali. Ammonire che significa? Riprenderli in questo caso, no? E se non si riprende, ma fratelli miei, ancora sappiamo che il Signore castiga, il Signore ancora punisce coloro che Egli ama. La riprensione è un atto d'amore, la riprensione è un atto per riportare il credente sulla giusta strada. Quando manca la disciplina in una chiesa, non parliamo di comunità, voglio parlare di chiesa, giustamente, perché i troppe si chiamano comunità, pare che sia la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. Nella chiesa ci può essere la comunità, ma nella comunità potrebbe non esserci la chiesa. Mi avete compreso? Alleluia! Ci sono tante comunità che non hanno niente di che a vedere con la cristianità. La comunità significa il comune, siamo in comune, abbiamo un certo rapporto, ma è ben diversa dalla chiesa. È la chiesa che poi ha la comunità, allora è perfetta, perché in quello possiamo avere l'aspetto spirituale e anche l'aspetto sociale, ma è importante innanzitutto l'aspetto spirituale. Amen. Gloria al nome del Signore. Per cui ancora la disciplina va applicata nella chiesa. Dove manca la disciplina, manca l'ordine. E Dio è ordine. Dio è soprattutto ordine. Gloria al nome del Signore. E questo spetta a quelli che detengono il ministero. Non si possono coprire certe cose, non si possono nascondere. Bisogna agire, altrimenti che cosa succederà? Succederà che l'ordine non ci sarà più. Se non c'è l'ordine, non c'è nemmeno il Signore. Amen. Dio è ordine, vogliamo essere nell'ordine di Dio. Sia benedetto il nome del Signore. E poi continua questa parola: vi esortiamo a confortare gli scoraggiati. Quante persone vengono scoraggiate? Stasera ne ho avuto un esempio, una sorella che aveva scritto un messaggio di posta elettronica e mi diceva in quel messaggio: ho sofferto tanto nella mia vita, non riesco a perdonare una certa persona. Io ho citato questo proprio nel messaggio, in un culto precedente. La sorella è venuta vicino a me
con le lacrime agli occhi. Ha detto: fratello, sono io quella sorella. Ho visto nel volto di quella donna tutta la sofferenza. Come ci rende sensibili il Signore in queste cose. Come è diverso tante volte l'uomo dal ministro. A volte non lo possono comprendere nemmeno le persone più intime della famiglia, che quando ministriamo nel Signore abbiamo un cuore, una sensibilità che tante volte non possiamo neanche dimostrarlo in seno a una famiglia, alla propria famiglia, perché in quel momento siamo investiti di una grande responsabilità, ma il Signore ci rende sensibili. Quanta sofferenza ho visto nel cuore di quella donna e in quella confessione, quanto scoraggiamento. È lì che chiede al Signore con tutte le forze, e lo dico pubblicamente, senza preamboli e senza scuse. Quante volte dico: Signore, dammi una parola adatta, perché non ce l'avrei. Umanamente non gli posso dire certe espressioni che si trovano soltanto nella professione religiosa. Perdonatemi che batto questo tasto. No, non ti preoccupare, il Signore provvederà. Dette in questa maniera, quelle parole sono, le sento aride, non servono a niente. Quel momento è importante che una parola possa uscire e venire dal cuore di Dio. Una parola che possa raggiungere e togliere lo scoraggiamento da chi è scoraggiato, da chi ha perso ogni forza di combattere. Ci sono sofferenze, io comprendo. Ci sono esseri umani che arrivano al punto di cedere, e di cedere con le proprie forze, nell'ingiustizia, nella malvagità, nella cattiveria. Molti si suicidano. Perché si suicidano? Sì, il suicidio viene dal diavolo, ovviamente è un'illusione di una liberazione che non è vera. Però perché arrivano molti a questo? Ci arrivano perché non vedono più via di uscita. Lo scoraggiamento diventa totale. Non vedono alternative, non vedono alternanze. Vedono soltanto delle tristi realtà. È lì che lo Spirito Santo agisce. Quando ci si rivolge al Signore, lo dico a tanti che magari in questo momento sono scoraggiati, trovate coraggio dalle parole del Vangelo, la parola che ancora stiamo predicando, che è una parola di Dio, non è parola umana. Alleluia. E anche voi, fratelli, ricordatevi, aprite la bocca solo quando potete dire qualcosa di buono. Sorelle mie, fate ugualmente. Fatevi guidare sempre dal Signore, ce ne saranno tanti di scoraggiati. Ce ne saranno e ne troverete tanti, come tanti lo eravate fino a quando il Signore non è venuto da voi. Alleluia! Dobbiamo aiutare queste persone, dobbiamo incoraggiarle. Come si può fare? Lo scoraggiamento deve essere annullato dall'incoraggiamento. È il più bello che c'è, per dire: abbiamo un Dio vero, autentico, non fantasia, ed Egli avrà cura di te. Come mi arriva quel cantico: in ogni tempo, fratello, il Signore. Egli avrà cura di te. In ogni tempo, sorella, il Signore. Egli avrà cura di te. Egli prenderà cura di noi. Egli prende cura di noi. Non lo vediamo, ma è vero, è autentico. Alleluia! Perché lo avvertiamo. La nostra vita potrebbe essere testimoniata anno per anno, giorno per giorno. Quante cose, quante meraviglie sono avvenute nella nostra vita. Problemi sembravano insoluti e poi improvvisamente sono diventati più che solubili. Chi l'ha operato? È capacità umana. Ma quale capacità umana? Quale capacità umana? Non abbiamo nessuna capacità. Quale, soprattutto in una fase di scoraggiamento non ci sono risorse, c'è solo l'avvilimento e c'è l'opera del maligno che cerca di ancora scoraggiarti di più per farti arrivare a brutte decisioni, per farti arrivare a un punto di non ritorno, a una fine tremenda. Ecco perché tanta gente, chi si butta da un balcone, chi si butta sotto un treno, chi si prende ancora dei medicinali che non deve prendere e altri tipi, sono inganni di Satana, perché fanno sentire alla persona: adesso risolvi i tuoi problemi, li risolvi in questa maniera, senza sapere che lì cominciano i veri problemi. Ma la cosa più bella è ricevere la parola di Dio. Dio amore. Amen. Dio amore. Amen. E attraverso la sua parola noi riceviamo l'incoraggiamento. Gloria al nome del Signore. Devo un poco accelerare perché la parola è profonda. Ma io spero che almeno questi piccoli, anche diciamo pure piccole osservazioni, possano aiutarci a comprendere meglio il significato della parola di Dio. A sostenere i deboli. Quante ce ne sono di deboli? Ci sono anche quelli che dicono sempre: io sono debole.
quelli sono deboli che non avranno mai forza, perché già è una condizione in partenza, una condizione di fallimento completo, totale. C'è mancanza di autostima, anche umanamente parlando, non c'è l'autostima. Io sono un debole, che brutta definizione, io sono un debole. Ma il cristiano che conosce il Signore sa che può dire, quando sono debole, allora che sono forte, perché nella mia debolezza subentra la forza di Dio. Gloria a Dio, bisogna annullare quelle che sono delle capacità umane che non esistono. Ma nella debolezza, che tipo di debolezza? Beh, non voglio certamente farvi un catalogo delle debolezze. L'importante è che non cadiate nella debolezza organica. Questo è molto importante. Vogliamo e sappiamo di essere tutti quanti, in una maniera o nell'altra, le nostre debolezze le abbiamo tutte, non sono le stesse. Abbiamo certi punti che vanno protetti in una certa maniera. Ma in questo caso bisogna aiutare i deboli. Chi lo può fare? Chi in quel momento sente la forza di averla di più. Chi può dare un consiglio, chi in quel momento può intervenire. Questa debolezza bisogna aiutarsi l'uno con l'altro, cominciando da chi? Dai domestici della fede, da quelli che appartengono, di quelli che parliamo uno stesso linguaggio, di quelli che conosciamo il linguaggio della Bibbia, amen? Quelli che conosciamo la voce di Dio, che Dio parli al cuore di tutti ancora in questo momento, amen? Che il Signore possa parlare nel profondo del nostro cuore. Ecco, allora diceva l'Apostolo Paolo, quando sono debole allora sono forte, perché? Perché riconosceva che Dio non può operare se tu ti senti forte. Quando ti senti debole non devi dire soltanto io sono un debole e non c'è niente da fare, devi dire sì sono debole ma in Cristo sono più che forte. Alleluia, perché in Cristo sono più che vincitore. Sia benedetto il nome del Signore, gloria al nome di Gesù. Diamo gloria al Signore col cuore, gloria a Dio con tutto il nostro cuore. Sostenere i deboli, essere pazienti verso tutti, questa è un'altra condizione particolarmente difficile, vero? Pazienti verso tutti, chi intende? Tutti, tutti. Non si parla di voi fratelli e sorelle, perché poi questa pazienza sappiamo che poi alla fine è un frutto dello Spirito Santo. Essere paziente, cioè avere la cosiddetta pazienza, che sia non quella di Giobbe, ma di Giobbino magari. Quella di Giobbe è troppo grande forse. Avere una pazienza, sapere anche avere pazienza nelle risposte, avere pazienza nelle cose. Quanta frenesia e quante volte vogliamo le cose subito, siamo impazienti. Questo ci crea dei problemi, crea problemi a tutti. L'impazienza che cosa comporta? Comporta uno stato di agitazione interiore e questo porta all'ansia e l'ansia porta alla depressione. Il Signore ci vuole liberi, completamente liberi. E quando manchiamo di pazienza chiediamo sempre a colui che possiamo chiamare, Signore calma questo mio stato d'animo. Cioè con Dio possiamo avere un rapporto continuo, non ci è detto che ci sono degli orari. Voi non dovete bussare alla porta di Dio come se andate alla porta di un medico e qualcuno, agli orari previsti, oggi non riceve, devo prendere il numero. Col nostro Dio non c'è da prendere il numero, non c'è da aspettare. C'è semplicemente da bussare alla sua porta. Signore aiutami, Signore sostienimi. Alleluia! Questa è la parola di Dio. E Dio non è l'essere umano che è limitato. Quante volte vi ho raccontato di un ragazzo che sta nella gloria del Signore, che aveva 15 anni, quando mi fece 16 anni, fece questa domanda. Si era convertito al Signore, questo ragazzo. Ora sta nella gloria del Signore perché se ne andò, tristemente se ne andò con una infermità. E mi domandò un giorno e mi disse, fratello, mi dici una cosa, come fa Dio a vedere il pianeta Terra, a vedere tutti quanti noi, a seguire noi? Cercavo una risposta teologica. Ma dove la prendevo la risposta teologica? E quando succedono queste cose c'è solo un rimedio. Signore, dammi una risposta. Che dico a questo giovane? Che gli vado a dire a questo giovane? Gli vado a fare un corso biblico? Gli faccio un corso di teologia? E in quel momento mi venne spontaneo. Dico, guarda bene, parliamo di te. Facciamo che nelle tue mani ci sia una pallina trasparente. E in questa pallina tu la apri e ci metti tante formichine. E poi la chiudi. Tu, nella tua mano, sei in grado di vedere che fanno con queste formichine? E lui mi rispose di sì. E io ringraziai Dio tre volte. Non era il mio pensiero. E disse, noi siamo le formichine di Dio. Siamo molto più delle formichine di Dio.
Gloria al nome del Signore. Sono ricordi che non che possiamo cancellare dalla nostra mente. Dobbiamo essere grati a Dio in ogni cosa. Molti pensano a volte che anche la nostra predicazione è una predicazione preparata, ma io credo che coloro che sono abbastanza sensibili riescono a comprendere quel che è dall'uomo e quel che non è dall'uomo, quello che può venire soltanto dallo Spirito di Dio. Gloria al nome del Signore. Il tempo è quello che è. Gloria al nome del Signore. Voglio continuare. Abbiamo detto essere pazienti verso tutti. Poi dice, guardate che nessuno renda male per male ad alcuno, anzi procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. Dobbiamo saper fare il bene, ma dobbiamo farlo perché la nostra natura non è più quella di ieri. Il bene non va fatto per farsi ricambiare il bene, è più bello il dare che il ricevere. Per i cristiani è più bello il dare. E la destra non deve mai sapere quello che fa la sinistra. Che se la destra lo dice alla sinistra, hai avuto il tuo premio, il tuo regalo. È il Signore che vede nel segreto e riconosce che tu stai facendo la sua volontà. E mentre dai, il Signore dà a te. Tu dai, ma non bisogna fare un calcolo commerciale. Un calcolo economico non va bene, perché Dio conosce i nostri pensieri. Fallo con spontaneità. Fallo con vera spontaneità. C'era un servitore di Dio, forse esagerava, riceveva uno stipendio per quello che lui era, un pastore di una certa chiesa, il quale neanche a fare apposta capitava qualcuno che aveva bisogno ogni giorno della sua paga, e più delle volte si ritirava a casa da sua moglie e non c'erano i soldi della sua paga, li aveva distribuiti per la strada. È un esempio clamoroso, grosso, però so solo una cosa, che in una maniera o nell'altra quel servitore non moriva di fame né lui né la famiglia. Signore benediva quel suo modo di fare. Poi c'è la testimonianza di un'altra addirittura che viene assalito dai ladri e questi gli fanno una rapina e gli tolgono il portafoglio e lui che grida, fermati, dammelo che io te lo do spontaneamente, così non fai peccato, te lo regalo. Qualcuno dirà, ma questa è fessaggine. Questa è una cristianità particolarmente profonda. Questo viene da confidare completamente in Dio. Amen. Vogliamo fare del bene a tutti, anche a coloro che sono i nostri nemici. Lo dice la parola di Dio. Gloria al Signore. Dobbiamo obbedire a questa parola, sì o no? Dobbiamo obbedire, è parola di Dio, sono precetti divini. Gloria al nome del Signore. E poi vi citavo quello che già ho detto, siate sempre allegri. Come siete in questo momento? Siete allegri? Fatemi guardare. Siete allegri? Siamo sempre allegri nel Signore. Magari fuori, quando torniamo alle vostre case, troverete i vostri soliti problemi. Lo sapete già. Non fatevi spegnere. Gloria al Signore. Nell'allegrezza si parla di un'allegrezza spirituale, un'allegrezza intima. Gloria al Signore. E anche come servitore, quante volte concludo un servizio e c'è sempre qualche cosa che mi arriva o mi vuole arrivare per togliermi quella gioia che il Signore mi dà. In questo momento io ho la gioia, mi sento allegro. Allegro sto in mezzo ai miei fratelli, sto predicando la parola di Dio, sto godendo della benedizione di Dio, sto godendo del vostro amore, io vi amo, alleluia. Qualche volta poi non voglio tornarmene con l'amaretto in bocca, neanche quello di Saronno. E qualche volta lo dico chiaramente, dico stasera, quando viene qualcuno vuol dire qualche stasera fammi piacere, me ne torno così, me lo dici domani. E anche questa è una forma di saggezza, è saggezza anche questo, servitori. Gloria al nome del Signore, vogliamo essere allegri, rimanere allegri, questa allegria che non è qualcosa di esterno, è quella è allegria che viene dalla presenza di Dio, è quella casa nella tempesta che fuori grandina, fuori c'è neve, fuori c'è bufera, ma dentro c'è un caminetto acceso anche d'inverno che riscalda e che stiamo bene. Intorno di noi ci sono tutte le bufere, ma dentro di noi no, c'è la pace del Signore e c'è l'allegria. Gloria al nome del Signore. E non basta solo l'espressione di qualcuno che dice allegria, l'allegrezza è qualcosa di molto più importante. Gloria al nome del Signore, gloria a Dio, alleluia. Non cessate mai di pregare, per dire ogni momento possibile, rivolgetevi anche con un pensiero, anche dire soltanto gloria a Dio, anche soltanto cantare un cantico, com'è bello in momenti difficili dire il mio peccato è stato rimosso, allontanato, cancellato. Oh, che gran felicità. Il diavolo si rotola davanti a questa espressione di fede.
il Dio del male, no? Si rotola, e quando mi fa piacere che si rotola, e che si rotoli sempre di più, per la potenza che c'è nel nome di Gesù. Gloria al nome del Signore, alleluia. Proseguo ancora, perdonatemi fratelli, forse sto accelerando un pochino, ma è indispensabile. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. E il Signore vuole che in ogni cosa gli rendiamo grazie. Dobbiamo capire che tutto quel che è buono che ci avviene perché Lui ci guarda. Non sappiamo, noi siamo tutti quanti in questo locale di culto. Chissà quando siamo stati protetti, durante il cammino, durante le macchine, quello che c'è. Il Signore ci protegge, anche a questa presenza che abbiamo qui. Poi ritorneremo, il Signore accampa gli angeli intorno di noi. Possiamo dire solo grazie, Signore. Amen. Grazie, Gesù. Grazie, oh Dio. Alleluia. Non spegnete lo spirito con la S maiuscola. Quanto è importante anche questo. Non spegnete lo Spirito Santo. Spegnere, che significa? Uno dei simboli dello Spirito qual è? Il fuoco. Sacro fuoco. Amen. Non spegnete lo Spirito significa non contristatelo. Rallegratevi nel Signore. Rallegratevi. Amen. Non lo spegnete. Non possiamo noi disturbare lo Spirito Santo. A volte lo vediamo sotto l'aspetto di una colomba. È un uccello particolarmente molto sensibile. Basta un fruscio, se ne va via. Lo Spirito del Signore è Dio, siamo d'accordo. Ma non, sta a noi non contrastarlo e né contristarlo. Sono due termini che vanno bene. Non spegniamo lo Spirito. Diamogli possibilità anche in mezzo di noi di potersi esprimere con i doni, con i ministeri. Questa è parola di Dio. Gloria al nome del Signore. Gloria a Dio col cuore. Alleluia. E poi dice non disprezzate le profezie. E quando parliamo di profezie parliamo di quei messaggi autentici che il Signore manda come uno dei doni per la sua Chiesa. È uno dei doni dello Spirito Santo, uno dei 9 doni dello Spirito Santo. Non disprezzate le profezie, ritenete sempre il bene e credetelo. Al di là che fosse vero o non vero, ritenete sempre il bene e il Signore onorerà sempre ciò che è bene e ciò che è buono. Amen. È un rapido esame, forse anche lezioni in un certo qual modo, lezioni bibliche fatte in maniera molto diversa, molto veloce, ma sicuramente vi darà la comprensione giusta anche a chi non è pratico di insegnamenti biblici. Gloria al Signore. Provate ogni cosa, ritenete il bene, astenetevi da ogni apparenza di male. Questo è un altro punto che dovremmo toccare. Noi non siamo per il male, siamo per il bene. Ma ricordatevi, anche le apparenze di male sono condannate dal Signore. Bisogna stare attenzione a non cadere nel tranello di Satana. Far capire cose che non lo sono, anche se non lo sono, anche se non lo sono state, sono molto pericolose alla testimonianza. Dobbiamo stare attenti nella nostra vita, dobbiamo avere riguardo, dobbiamo prendere le giuste precauzioni affinché il nome del Signore non sia vituperato. Amen. Quindi non astenerci soltanto dal male, che siamo consapevoli, il male era una volta padrone di noi, oggi il male non è più in noi perché conosciamo il bene mediante la grazia dell'Evangelo, ma dobbiamo astenerci anche dalle sole apparenze di male. Questa è parola di Dio, gloria al nome del Signore, e questa è nella perfetta volontà di Dio. Ora il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente, vi santifica egli stesso completamente. Questo conferma ancora il concetto di santificazione che noi prendiamo dal modello biblico, che non è la beatificazione, la santificazione conosciuta, che vengono fatti gli uomini che hanno comportato bene, che fanno i miracoli morti. I miracoli li fa sempre Gesù Cristo e Gesù è vivente. Alleluia al Signore. La santificazione è la separazione dal male, l'allontanamento dal male, per seguire la via di Cristo, per seguire la volontà di Dio. Per cui vedete com'è bello. Ora il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente. E questo non c'è da spiegare con il completamente. È l'intero vostro spirito, anima e corpo, la Trinità umana, spirito, anima e corpo, siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Alleluia. Fedele è colui che vi chiama, e farà anche questo, farà anche questo, farà anche questo.
E poi c'è l'invito di un servitore, vale per noi servitori. Fratelli, pregate per noi. Il Signore più ci dà, più vediamo. Non ce lo possiamo inventare. Non ci sono studi, non ci sono seminari, non ci sono scuole che possono darci quello che il Signore ci dà personalmente per darlo a voi. Lo riceviamo noi, siamo canali di Dio, vogliamo essere solo canali fedeli, canali che danno quello che il Signore ci dà. Quindi, fratelli, pregate per noi, salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Gloria al Signore. Vi congiuro per il Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli, anche d'Italia, di Aversa, e ovunque esse si trovano. Gloria al Signore. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. Voi cosa rispondete? Amen. Che Dio vi benedica, vogliamo alzarci all'impiedi, vogliamo chinare il nostro capo. In questo momento vogliamo adorare il Signore per qualche istante. Padre Santo, Padre buono, veniamo a te nel nome di Gesù per ringraziarti, glorificarti. Abbiamo ricevuto i consigli della tua parola. Aiutaci a metterli in pratica, perché vogliamo piacerti, vogliamo fare appieno la tua volontà, secondo la tua parola. Grazie, oh Dio, grazie per la tua benedizione, grazie per la tua presenza, grazie per tante cose che neanche sappiamo. Noi ti ringraziamo, ti lodiamo, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno.
Tu sei santo, tu sei.